C'è stato appunto a Marsiglia, alla fine, i primi giorni di settembre, un convegno dei giovani, il cui titolo è stato Boanerges. È un termine un po' strano. Che significa? Ecco. Infatti molti hanno detto, ma che vuol dire Boanerges? Ma è inglese, è francese, è belga, è russo. Ma pensate che è una parola che usa Gesù. Perché Gesù, secondo me, era anche un uomo spiritoso. Si scriveva nel Medioevo che ridere non era biblico, perché nella scrittura non è mai scritto che Gesù ha riso, mentre si è scritto che ha pianto. Ma invece io credo che c'è scritto, magari fra le righe, Gesù in qualche modo si divertiva, si prendeva piacere anche a incoraggiare le persone, a stimolarle, a pensare anche attraverso un nome. Credo che più tardi voi riceverete un cartoncino come questo, qua c'è scritto il mio nome, Vittorio, che abbiamo fatto per le nostre amiche e sorelle cinesi, perché per loro non è facile ricordare il nome Vittorio, Giancarlo, Gilberto, poi è più difficile di tutti, e così come per noi ricordare il loro nome, quindi vorremmo mettere dopo questa cosa per in qualche modo riconoscerci. E Gesù l'ha fatto anche con i suoi discepoli. Andiamo a prendere infatti i due brani della scrittura che parlano di questo, e andiamo nel capitolo 3 di Marco, quando Gesù sceglie i suoi discepoli. Marco al capitolo 3, al versetto 13. Mi è mancato il tempo di scriverlo in cinese, ma ormai abbiamo la moglie dotata di superpoteri, e quindi Marco al capitolo 3, versetto 13, è il momento in cui Gesù sceglie e nomina 12 persone che lo seguiranno, che saranno i suoi fedelissimi. Poi sappiamo che uno ha fatto una brutta fine. Comunque, poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che gli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 per tenerli con sé, per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, cioè Simone. E già Simone gli cambia il nome, dice, al quale mise il nome di Pietro, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali pose il nome Boanerges, che vuol dire figli del buono. Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, Simone il Cananeo, Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Quindi Boanerges significa figli del tuono. Un po' strano, e non sappiamo esattamente perché Gesù li chiama così, però possiamo dedurlo da un altro brano della scrittura, quando Giacomo e Giovanni fanno a Gesù una strana richiesta. Camminavano, stavano andando verso Gerusalemme, e siamo nel capitolo 9 di Luca, se volete seguirmi. E poi c'è questa il momento in cui vanno verso Gerusalemme, e già Giacomo e Giovanni iniziano a discutere. Al versetto 46 del capitolo 9 dice: cominciarono a discutere tra di loro chi erano il maggiore. Allora Giovanni, il versetto 49, uno dei Boanerges, dice: maestro, noi abbiamo visto uno che cacciava i demoni nel tuo nome. Noi gliel'abbiamo vietato, sì. Perché non ti segui con noi? Gesù gli disse: non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi. Cioè, in qualche modo Giovanni, guarda, abbiamo visto uno vietato, non si può fare. Dimostra una certa irruenza. Ma andando un po' avanti in questa storia, dice: e mentre si avvicinava il tempo in cui si sarebbe tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme e mandò a sé dei messaggeri, i quali partiti entrarono in un villaggio dei Samaritani
per preparargli un alloggio. Gesù va a Gerusalemme e dice: guardate, c'è un villaggio più avanti, vedete se trovate magari un bed and breakfast, qualche posto dove possiamo fermarci per la notte. Ma i samaritani non ricevettero, versetto 53, perché era diretto verso Gerusalemme, c'era guerra, una guerra spirituale a quel tempo fra samaritani e appunto i giudei. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, sono sempre loro, dissero: Signore, pensate che richiesta mi fanno, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Cioè, vuoi che chieda un fulmine di farli secchi, di fargli un mucchietto di cenere? Pensate che Gesù, quando si parla della scrittura, ha sempre incoraggiato, soltanto in due occasioni o in tre occasioni si parla che lui sgrida qualcuno, o è Satana o sono i suoi discepoli. Il termine sgridare di Gesù non è usato nei confronti dei peccatori, è usato nei confronti di Satana e in questo caso di Giovanni e Giacomo. Lui dice: e Gesù si voltò e gli sgridò e disse: voi non sapete di quale spirito siete animati, perché il figlio dell'uomo è venuto non per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle. Cioè dice: ma che cosa state dicendo di fare secchi, di bruciare? Quindi in qualche modo questa espressione Boanerges dà l'impressione che queste persone erano molto entusiaste, molto appassionate, in maniera negativa possiamo dire. E forse per questo Gesù li chiama Boanerges, figli del tuono. Per questo è il termine che noi invece, organizzando un convegno di giovani, abbiamo voluto recuperare questo concetto di essere appassionati per il Signore, di avere passione nella vita, di avere questo fuoco e non di essere bolliti della nostra vita cristiana. Ma è interessante, poi magari ne parleremo se volete più tardi, perché non sono qui per raccontarvi di questo convegno, ma c'è una cosa che è chiara, che i cristiani quando vengono nominati, e sotto Paolo fa, usa delle espressioni che noi siamo qualche cosa. Per esempio, nella seconda lettera ai Corinzi, Paolo dirà: voi siete il profumo di Cristo. Possiamo andare a leggere seconda Corinzi 2, non leggeremo tutto perché non avremo il tempo, ma versetto 2 di seconda Corinzi, versetto 14, grazie a Dio siano rese che lui ci fa trionfare in Cristo e per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi infatti siamo davanti a Dio il profumo di Cristo. Interessante. Però sempre Paolo userà un'altra espressione riguardo ai cristiani, sempre in questa lettera: voi siete una lettera di Cristo. Sapete, oggi ci sono i messaggini. Una volta si mandavano le lettere. Io mi ricordo quando si aspettavano le lettere, guardavano la buca, no? E lui dice, Paolo userà questa espressione che per tempo si usava. È come se venisse scritta una lettera agli altri e voi siete questa lettera. Ma ancora, sempre nella lettera ai Corinzi, si parla dei cristiani come i vasi di terra. Ed è interessante questo, perché qualche volta ci può venire la strana idea che noi siamo forti, che noi siamo potenti, che noi siamo bravi. Invece tutta la scrittura, la prima pagina all'ultima, dice: la potenza appartiene a Dio. E se voi siete forti, se voi siete qualche cosa, è perché Dio vi dà questa potenza. Ricordatevi dell'umiltà. Possiamo leggere ancora la seconda Corinzi al capitolo 4, al versetto 7. Noi abbiamo un tesoro, cioè la parola di Dio, la forza di Dio, lo Spirito, però in vasi di terra, perché questa grande potenza sia attribuita a Dio, non a noi. Infatti quelli diranno: siamo perplessi, siamo tribolati, eccetera. Io credo che questa è una... tu puoi essere un buon ergo, spieno di passione, ma devi sapere che quella passione viene da Dio. Di questo io vorrei parlare brevemente questa mattina, e anche un po' in una delle nostre sorelline cinesi. Non so se ricordate questa immagine,
siamo a piazza Tiananmen, c'è una rivolta, arrivano i carri armati, un uomo, non si saprà mai il suo nome, fermò quattro carri armati mettendoci davanti. Non so se vi siete mai sentiti così nella vostra vita, non so se vi siete mai sentiti che state per affrontare qualcosa che è molto più grande di voi, però sentite che potete farlo, perché c'è Dio dalla vostra parte, perché è giusto farlo, perché è giusto stare fermo e fermare qualcosa che è una violenza, qualcosa che non è giusto, qualcosa che Dio non vuole che accada. Forse non ci capiterà spesso di fermare i carri armati, però magari ci siamo sentiti così. Infatti c'è un personaggio della scrittura che è Davide, che penso che si sia sentito così, ed è la storia di Davide e Golia. È narrata nella primo libro di Samuele. E vorrei andare per qualche minuto in questa bellissima storia, perché anche se l'abbiamo letta centinaia di volte, è una delle storie più usate durante le classi dei bambini. Facile, no? Davide è un giovinetto, Golia è un gigante. Ma io in questi giorni l'ho riletta, anche per questa occasione, e vi devo dire quante cose nuove ho imparato da questa storia. Bene, conoscete la storia? C'è una sfida. C'è il popolo dei Filistei che si oppone al popolo degli Israeliti. E stanno lì, uno su una collina, uno su un'altra collina, e si fronteggiano. Spignaccelli. E a un certo punto c'è una sfida. Golia, questo gigante, se voi guardate le misure di Golia, era alto quasi 3 metri, che pensate nella taglia media di un israelita era 1,50 m, quindi era quasi il doppio. E lui dice che durante queste due cose che si fronteggiavano, per 40 giorni, giorno e notte, questo filisteo si faceva avanti e sfidare e disonorare il popolo di Dio. Diceva: c'è nessuno in mezzo a voi che è capace di venire qui e sfidarmi, perché io lo ucciderò. E per 40 giorni nessuno dell'esercito ebbe il coraggio di farsi avanti. E mi racconta la storia che Davide stava pascolando, lui era un pastore, e dice: ma io non faccio niente durante questa guerra, facciamo una cosa, prepariamo qualcosa da mangiare e la porto ai combattenti. E quando lui arriva nel campo viene anche criticato, ma dice: adesso tu sei venuto qua perché vuoi, e lo criticano, dice: ma io sto cercando di fare qualche cosa. E poi dice: ma cos'è questo? Chi è che sta strillando? Lascia perdere, c'è un gigante là, lasciamo perdere, meglio che stiamo zitti. E sentite Davide, l'ultimo dell'esercito, anzi, dirà: ma chi è mai questo filisteo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? Ma come si permette questo carro armato, come si permette di offenderci in questo modo? Bene, si dice che Davide, questo è chiamato dalla scrittura l'uomo secondo il cuore di Dio, aveva passione, aveva forza. Non è che era granché, perché si dice che quando Saul gli dette la sua armatura, cioè guarda, il gigante c'ha uno scudo che pesa 50 kg, una lancia che pesa 30 kg, un elmo così, qua, prenditi almeno la mia corazza. E dice che lui se la mette, ma non ce la faccio, perché io non ce la faccio a combattere con questa corazza, lascia tutto e fa. Dice: le mie armi è una fionda e qualche sasso. E soprattutto un cuore pieno di passione verso Dio. E quando loro si fronteggiano, anche questa è bella, questa immagine, perché Davide gioca all'attacco. Infatti si dice che quando Golia si fa avanti, immaginate questa piana, gli eserciti, tutti che guardano, arriva Golia, no? Che ogni passo faceva tremare il terreno, boom, boom. Dice che il suo scudo era così pesante che lo portava uno, e arriva lui davanti. E si dice che quando Golia si fece avanti per andare incontro a Davide, anche Golia corse prontamente verso la linea di battaglia incontro al Filisteo. Non sta dietro ad aspettare.
di malinconico, di avverso. Sappiamo che la storia finisce che con una pietra, lui prende 5 pietre, si mette da parte 5 pietre, poi vediamo perché sono 5. La fionda, colpisce Golia, arriva là. E che cos'è che ha reso famoso Davide? Cioè, ma Davide è stato quello che ha sconfitto Golia, perché poi la storia continua. E soprattutto questo che ha sconfitto un gigante. Io vedo che Davide, dobbiamo ricordarlo, perché lui si è fatto forte della potenza di Dio. Infatti lui dirà nel primo Samuele, al capitolo 17, abbiamo Samuele qui con lui, perché l'esito della battaglia dipende da lui. Parlando di Boanerges, noi abbiamo parlato di Davide, e io vorrei ricordarlo a tutti noi, perché noi abbiamo dei giganti da combattere nella nostra vita. Chiamateli come volete, ma dobbiamo avere quella forza e sapere che comunque vada, l'esito della battaglia non dipenderà da quanto noi siamo bravi, ma dalla potenza e dal nostro Padre che è con noi. Infatti dirà l'Apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo: ma Dio ci ha dato uno spirito che non è uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. Mi piace questa immagine, perché adesso ci sono arrivati dopo migliaia di anni, e avete letto alcune pubblicità che dice: la potenza senza il controllo non è niente. E lui dirà: guarda che tu avrai una forza, ma devi avere anche la disciplina, e queste due cose devono essere illuminate dall'amore. E noi che diciamo, ecco, come Giovanni e Giacomo: fai che scenda un fuoco e bruci queste persone. Quello è bello, forza e potenza, ma non c'è amore, non c'è autocontrollo. E questo a cui noi siamo chiamati. Infatti, Paolo, sempre scrivendo a uno dei suoi discepoli preferiti, scrivendo a Timoteo, dice: combatti il buon combattimento della fede e afferra la vita eterna. Siamo chiamati a una battaglia, fratelli e sorelle. Giusto, ce lo siamo detti ai giovani che si presentano tutti contenti, e dire: la battaglia è dura, il nemico è grosso, ma Dio è dalla nostra parte. C'è una cosa che dicevo che ho imparato durante rileggendo questa storia, che in realtà Golia non è morto per il colpo della pietra. Cioè, dice che lo colpì con la pietra gli si ficca in testa, ma io ho visto arrivare gente al pronto soccorso con i coltelli infilati in testa e che parlavano, perché fra le ossa ci sono delle piccole zone in cui è possibile. Ma c'è una cosa che fa Golia, che fa Davide quando Golia è per terra, va là e gli taglia la testa. Il messaggio è: la stessa cosa ha fatto Cristo con Satana, è arrivato a morire sulla croce perché Satana fosse schiacciato sotto i suoi piedi. Il messaggio è: verifica che il tuo nemico contro cui stanno combattendo sia veramente morto, che il tuo peccato sia veramente seppellito, che quello che ti rovina il cuore veramente sia sepolto, perché soltanto così saremo vincitori sui nostri giganti. Si dice che Davide raccolse 5 pietre, già questo sarebbe un motivo di una meditazione. Probabilmente per noi le nostre pietre sono la potenza di Dio, la preghiera, le priorità della vita, la passione in quello che facciamo. Ma c'è un'altra cosa che è importante, ed è la perseveranza. Un altro messaggio che abbiamo lasciato ai nostri giovani: è facile essere bravi per un giorno, essere bravi per due giorni, essere bravi per un anno, ma bisogna arrivare alla fine della corsa. E so che qua ci sono gente che corre da tanti anni, e vorrei incoraggiarvi: non siamo ancora arrivati, ancora un po' arriveremo e avremo la corona della vita. E c'è qualcuno che, ha rileggendo più avanti, per esempio nella seconda lettera, nel secondo libro di Samuele, si scopre che ci sono 4 fratelli di Golia, come se gli fosse arrivata la lettera: ora ci sono 5 giganti da combattere. Andate a leggere la seconda Samuele. Davide è pronto a combattere anche i 4 parenti di Golia. Non ce n'è per nessuno. Se io sono qui, io sono pronto a combattere.
nel passaggio del Mar Rosso. E sto arrivando alle conclusioni. Mosè usa questa espressione. Loro stanno per attraversare il Mar Rosso, gli egiziani sono dietro, e dice: non vi preoccupate, l'Eterno combatterà per noi e noi ce ne staremo tranquilli. Ora, se uno legge questo versetto e finisce là, dice: vabbè, allora combatte lui, io non devo fare niente. Davide poteva dire: senti, fai cadere tu un fulmine su Golia, così io continuo a pascolare le mie greggi. No, ma dovevo scendere in capo. Infatti l'Eterno dirà: ma l'Eterno disse a Mosè: ma perché credi a me? Dì ai figli di Israele di andare avanti. Non potete attraversare quel mare se non mettete i piedi nell'acqua. Dopo si aprirà, ma voi dovete andare avanti. Questo è il messaggio. La potenza di Dio ci accompagna nella battaglia, non ci evita la battaglia. Non possiamo dire, come ha detto Mosè, state tranquilli. No, dovete combattere. L'Eterno dirà: i figli di Israele di andare avanti. Ho girato tanto nella mia vita, ho conosciuto cristiani da ogni parte del mondo, e c'è una cosa che spesso ho notato: che noi ci consideriamo meno e noi ci sentiamo molto più, in qualche modo, una falsa umiltà di fronte a Dio. Mi piace questa immagine, come ci vediamo noi e come ci vede Dio. Noi ci sentiamo dei gattini spauriti, ma in realtà gli occhi di Dio noi siamo dei tigri, perché abbiamo la sua potenza. Quindi, conclusioni, siamo figli del tuono? Ti senti figlio del tuono? Noi siamo figli del tuono perché siamo figli di Dio, e perché possiamo dire: sei piccolo, ma te con me. E allora, quello che abbiamo detto all'inizio: siete un profumo di Cristo, siete una lettera di Cristo, tutto questo in vasi di terra, incarniamo nella nostra vita. Questo è quello che, queste sono le nostre armi, questo è il meglio che possiamo mettere in campo oggi. Ma questa gente può fare una grande differenza in questo quartiere, in questa città, in questo mondo. Ogni volta che qualcuno di noi va da qualche parte, esce da queste quattro mura o combatte qui dentro, può essere qualche cosa agli occhi di Dio, e possiamo sconfiggere i giganti con la sua potenza. Non arriveranno grandi alleati, non arriverà domani 50 persone in più, noi preghiamo per questo, ma facciamo le nostre battaglie con le armi che il Signore ci dà. E veramente che il Signore ci aiuti a guardare sempre a Cristo come nostro esempio, perché dice la scrittura che noi dobbiamo fissare gli occhi su Cristo, lui che rende la fede, che crea la fede e la rende perfetta. E a proposito del nome, se oggi Cristo vi dovesse dare un nome, come vi chiamerebbe? C'è un brano su questo, chiudiamo, e si dice che nell'Apocalisse le prime chiese erano sotto attacco. E ogni lettera che l'Apostolo Giovanni scrive, che Cristo fa scrivere a una di queste chiese, comunque alla fine c'è una parola di incoraggiamento. E dice soprattutto: cioè, voi dovete vincere. E volevo finire con questo versetto, a proposito del nome che noi possiamo avere o non possiamo avere agli occhi di Dio. Nella secondo capitolo dell'Apocalisse, al versetto 17. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. C'è un nome che il Signore ti ha dato, sicuramente non è un nome né di timidezza né di paura, un nome che lui sa, che noi sappiamo. Facciamo del meglio con questo nome, con la potenza che lui ha.